In questo video presentiamo un'attività che può essere condotta con i propri studenti, un'attività di simulazione dal vivo dell'apparato di misura, cioè di un singolo telescopio AAA. L'attività è anche utile perché può permettere di introdurre agli studenti la tecnica con cui venga gestito all'interno dell'osservatorio il problema della rumorosità dei singoli piani rivelatori, cioè come si cerchi di massimizzare il rapporto tra il segnale e il rumore. Prima di entrare nei dettagli e nella presentazione dell'attività, possiamo richiamare brevemente il funzionamento delle singole camere del telescopio AAA. Sostanzialmente si tratta di camere all'interno del quale flussa un gas sottoposto a un'alta differenza di potenziale e il passaggio di particelle cariche può ionizzare il gas e dar vita a scariche controllate che generano un segnale fisico che indichiamo con la lettera S e anche con il colore rosso. L'alta differenza di potenziale però può generare scariche elettriche all'interno delle camere anche senza il passaggio, anche non indotte dal passaggio di una particella carica. Indicheremo queste scariche, questi segnali come con la lettera B, che sta per segnali di background, cioè segnali dovuti al rumore, vengono anche chiamati questi segnali segnali casuali. La frequenza tipica con cui avvengono passaggi di particelle nei telescopi dell'osservatorio è di circa 40-50 Hz, quindi 40-50 segnali al secondo, mentre la frequenza con cui avvengono queste scariche casuali di background può essere di qualche centinaio di migliaia di Hz. Quindi possiamo avere facilmente 200.000 scariche all'interno di una camera, 200.000 scariche e quindi segnali casuali al secondo. Lo schema di funzionamento grezzo dell'apparato di misura è indicato in questo riquadro. Abbiamo le tre camere, la top, la middle e la bottom, che possono appunto registrare questi segnali, o fisici o anche dovuti al rumore, come abbiamo detto. Abbiamo una scheda di trigger che controlla quando questi segnali si verificano all'interno di un ciclo temporale in contemporanea su tutte e tre le camere. Quando questo succede, danno l'ordine alle TDC di scrivere su memoria fissa gli eventi registrati dalle singole camere. All'interno di questo schema possiamo innestare l'attività di simulazione. Sostanzialmente abbiamo due processi fisici da simulare, uno di scariche casuali e uno di scariche indotte dal passaggio di particelle. Immaginiamo di dividere il tempo ad intervalli discreti che chiameremo cicli di clock. All'interno di un ciclo di clock noi possiamo andare a vedere se le camere hanno avuto delle scariche casuali oppure delle scariche dovute al passaggio di una particella. Lanciando un dado a sei facce, per esempio, all'interno di un ciclo di clock possiamo determinare, a seconda che l'esito sia tra 1 e 3 oppure tra 4 e 6, se c'è stata una scarica oppure se non c'è stata. Alla stessa maniera, nello stesso ciclo di clock si può lanciare un dado a 10 facce e nel 20% dei casi, cioè se l'esito è 0,1, diremo che è passata una particella che ha interessato tutte e tre le camere, oppure altrimenti no. L'apparato di misura a questo punto può essere simulato da degli studenti. La camera top può essere simulata da due studenti, uno che ogni ciclo di clock lancia il dado a sei facce per determinare la presenza o meno all'interno di quel ciclo di una scarica casuale, un altro che a seconda dell'esito, se c'è stata la scarica casuale, alza il foglietto con scritto 1, altrimenti alza il foglietto con scritto 0. Uno studente potrà interpretare il ruolo di trigger e controllare quando si hanno segnali in coincidenza, cioè nello stesso ciclo di clock all'interno di tutte e tre le camere. Questi sono segnali candidati a essere dovuti al passaggio di particella e un buon apparato di misura dovrà fare in modo che questi segnali candidati siano il maggior numero possibile di volte effettivamente dovuti a particelle e non dovute a coincidenze di segnali casuali, ma di questo discuteremo successivamente. Ci sarà ovviamente anche uno studente che informa tutti quanti e scandisce il tempo dell'inizio e del termine di un ciclo di clock, dando lo start e l'end del ciclo di clock e passando al successivo, e poi ci saranno degli studenti che recitano il ruolo delle TDC e che quindi lasciano memoria scritta dei segnali dati dalle tre camere.
Nel caso in cui lo studente che gioca il ruolo della TDC della camera top veda un foglio alzato con lo zero, deporrà a quel ciclo di clock un mattoncino di Lego rosso. Se vedrà invece la presenza in quel ciclo di una scarica casuale, quindi foglio alzato con uno, deporrà un mattoncino blu. Ma al di là di quello che diranno, delle informazioni dettate da questi fogli alzati, cioè quindi che determinano la presenza o meno di una scarica casuale, se in un certo ciclo di clock lo studente che tira il dado a 10 facce, che quindi determina il passaggio o meno di una particella, grida particella, le TDC non daranno più ascolto ai segnali, alle informazioni che derivano dai foglietti e deporranno, visto che la particella ha sicuramente lasciato segnale su tutte e tre le camere, un mattoncino blu. Ecco quello che succede facendo una simulazione con il computer. Immaginiamo di far ripetere agli studenti questa cosa per 20 cicli di clock. Ecco quello che succederebbe se non ci fossero segnali di particella, cioè se non ci fosse, se questo ruolo della particella, dello studente che guarda se è passata una particella che ha interessato le tre camere, non ci fosse. Questi dati sono ottenuti con una simulazione fatta con un foglio elettronico e questo è quello che succede. Questa colonna di 20 cicli di clock è quello che ha visto, che ha scritto la TDC della camera top, questo la TDC della camera mid e questo la TDC della camera bottom. Per intenderci, sono le tre colonne di Lego costruite in 20 cicli da questi tre studenti, in assenza del passaggio di particella. Potete vedere che gli eventi candidati a passaggio di particella sono, come abbiamo detto, gli eventi in cui si ha una coincidenza di segnale su tutte e tre le camere. Quindi abbiamo una tripla, quindi questo è un evento candidato, un altro evento candidato e tre eventi candidati su 20 eventi. Se invece aggiungiamo a questa situazione, a questa esatta situazione, il passaggio di particelle, le cose ovviamente cambiano, perché nella nostra simulazione a questo ciclo di clock si è aggiunta una particella e così a questo, questo, quest'altra, quest'altra ancora. Ci sono state 5 particelle su 20 cicli di clock. Allora, dove vedete, per esempio, in corrispondenza di questo ciclo di clock, tre mattoncini rossi, il che significa che le tre camere avevano segnalato 3-0. In quel ciclo di clock, però, lo studente che ha lanciato il dado relativo alla particella ha gridato particelle. Quindi dovete immaginare che in questo ciclo di clock le TDC abbiano deposto non tre mattoncini rossi, ma tre mattoncini blu. Se il gioco funziona bene, qui dovreste vedere tre mattoncini blu anziché tre mattoncini rossi. Allora, in questo caso, il numero di triple è cresciuto rispetto alle tre che avevamo prima. Ci sono ancora queste tre triple dovute alle coincidenze casuali, ma se ne sono aggiunte anche cinque dovute al passaggio fisico di una particella. Il numero di triple è diventato 8. Quello che ci interessa è valutare una certa grandezza che ci dice quanto siamo bravi a distinguere i segnali fisici dai segnali di background, cioè le triple dovute a coincidenze di background, a coincidenze di scariche casuali, dalle triple dovute al passaggio di particelle. Questi numeri, questo numero, questo rapporto di cui sto parlando è questo, S fratto S più B, dove S sta per il numero di segnali dovuti al passaggio di particelle diviso per il numero di segnali totali recepiti dal nostro sistema di misura. I segnali totali, vi ricordo che sono i segnali tripla. I segnali totali sono fatti da alcuni segnali che derivano dal passaggio di una particella e da alcuni indesiderati segnali dovuti dalle coincidenze di scariche casuali. Nel caso in cui lavoriamo se l'osservatorio AAA fosse composto da una sola camera, quindi non potessimo fare le triple, decidessimo che è passata una particella soltanto in base a quanto registra uno dei piani rivelatori del nostro telescopio, avremmo che le particelle passate sono 5, 1, 2, 3, 4, 5. E lavorando con i dati di questa camera, cioè della top, avremmo che 5
5 sono stati i passaggi di particelle e 8 sono state le scariche casuali. Sommando 5 a 8 abbiamo 13 eventi misurati in totale, che sono appunto questi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Il rapporto segnale fratto segnale più rumore è di 5 su 13. Ora, un rivelatore ottimale dovrebbe avere un rapporto pari a 1, cioè tanti sono gli eventi registrati, cioè le triple, tante sono le particelle che sono passate. Ovviamente, se ci sono segnali di rumore che si aggiungono ai segnali fisici, questo rapporto abbandona il valore di 1 e viaggia sempre di più verso lo 0 a mano che B cresce. In questo caso, lavorando con la singola, con una sola camera, abbiamo che il rapporto segnale fratto segnale più rumore è di 5 su 13, circa del 38%. Andiamo però a vedere cosa capita se il passaggio di una particella non viene più deciso lavorando con un solo piano rivelatore, ma lavorando sulla coincidenza, cioè sulla tripla, sulla coincidenza di tre rivelazioni sulle tre camere. In questo caso i segnali fisici, le particelle passate sono 5 e i segnali totali misurati sono 8, le 8 triple di cui parlavamo prima. A questo punto il rapporto S fratto S più B, segnale fratto segnale più rumore, è diventato di 5 ottavi, circa del 63%. Questo esempio, fatto con percentuali che nulla hanno a che vedere con la realtà, fa capire però che lavorare, come mai i telescopi AAA siano composti da tre piani rivelatori e non solo da uno. Tutto questo è fatto, appunto, lo si capisce benissimo da questa simulazione, per migliorare questo numerino che ci dà l'indice della bontà, della bravura con cui siamo in grado di distinguere segnali tra i segnali candidati a essere particelle e segnali fisici reali a segnali dovuti a coincidenze di rumori. Abbiamo visto che qui praticamente abbiamo quasi raddoppiato il valore di questo indice.